E a Gorizia ricordiamo che solo domenica in seggi diversi da quelli dove si voterà per il referendum nazionale si potrà votare anche per tre referendum comunali. E qui nel pomeriggio è arrivata la vicepresidente del Senato Emma Bonino che ha partecipato a una tavola rotonda riaffermando l'importanza dello strumento referendario come espressione di democrazia diretta. Sentiamo Maurizio Merva. I promotori li hanno chiamati referendum fantasma perché finora sono passati quasi sotto silenzio, ma a dare manforte alla campagna oggi è giunta a Gorizia Emma Bonino. Nel capoluogo isontino, infatti, oltre alle consultazioni nazionali, i cittadini potranno pronunciarsi anche su tre quesiti a carattere consultivo in ambito comunale. Il primo sull'introduzione della delibera di iniziativa popolare, il secondo per l'abolizione del quorum sui referendum comunali, il terzo sulla composizione del comitato dei garanti che giudica l'ammissibilità degli stessi referendum. Da ricordare che per questi quesiti comunali si voterà soltanto domenica dalle 8 alle 20, mentre per i quesiti nazionali c'è anche la giornata di lunedì. Io non ho mai capito anche a livello nazionale perché debba vincere chi va al mare, sostanzialmente, invece di chi si dà perlomeno la pena di andare a votare dei sì e dei no. Perché questi sono strumenti di stimolo e di controllo all'amministrazione comunale che sono utili soprattutto ai cittadini. E in realtà stabilire un quorum è un po' dare la decisione a chi non va a votare. Se dovessimo aspettare di avere gli strumenti che piacciono ai manovratori non ne avremmo nessuno, tra un po' sarebbe abolito anche il voto. Io spero che non si voti pro o contro Berlusconi piuttosto che non so chi, ma davvero sul dire no al nucleare giriamo pagina. Dei servizi pubblici locali ridiscutiamo ma lasciamo aperte delle porte e chi va e vota per l'abrogazione del legittimo impedimento e quindi vota sì, in realtà cosa sta dicendo? Sta dicendo basta con le leggi ad personam.